Salve ragazzi, cari amici del web, sono ancora io, Andrea Bruno, mi trovo in una zona di confine tra Malesia e Indonesia. Esattamente in questo luogo vi è un bellissimo bazar, io l'ho percorso tutto con la mia moto sderenata, tornerò indietro, ve lo farò vedere più nel dettaglio. E in questo momento mi trovo a pranzo in un posto proprio tipico, spolmonatissimo. Ecco qua, mi hanno portato, mi hanno portato il resto e nascondo quello che sto bevendo e vi faccio vedere un po' com'è qui la... Ecco qua, qua abbiamo un piatto con dei gamberi. Ecco, già questo qua è il, diciamo, se lo possiamo chiamare il ristorante. Cioè la pasta è buttata lì nella vetrina in questo modo qua. Ecco, non ho lo stabilizzatore, però un'idea di quello che è il posto, ecco, la potete avere anche voi. Ecco, qui abbiamo proprio la classica fermata nella giungla. Qui abbiamo un po' di gente che sta mangiando. Ecco, questi chioschetti sono molto alla buona, sono fatti con l'amierino, sul lamierino picchia il sole e vi è una calura infernale. Ecco, questo è un po' il posto, è adornato con dei fiori giganti. Ecco, vi sono i gatti, bellissimo, qualche gattino. Il posto è molto bello, interessante. Notare che io sto mangiando con le posate nella giungla, questi non mangiano con le posate, mangiano usando le mani. Io poi vi farò anche un po' vedere, adesso così facendo finta di niente, faccio una panoramica, guardate un po' com'è la cosa qua. Di là abbiamo, ecco, abbiamo di là un altro chioschetto, sempre nello stesso stile. Eccoci qua. Ok ragazzi, il mio viaggio continua, continuate a seguirmi in queste entusiasmanti puntate di Te la do io la Malesia. Scusatemi oggi la calura, la stanchezza del viaggio, sono giusto appena arrivato adesso, sono affaticatissimo, però mi sto già gustando il posto, queste prelibatezze fatte con le mani, molto naturali, questo un bel risottino con un po' di contorno di vegetale, qualche gamberetto, che qui sono stranamente sono molto molto più buoni di quelli che sono abituato a mangiare nei paesi dell'est Europa. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ciao.